Bisogna intervenire anche su edifici, come dire, ecclesiastici oppure civili che abbiamo nel nostro territorio, ma che hanno bisogno di un po' di manutenzione per essere pronti ad ospitare i poveri. Anche la Caritas di Avellino è in allerta per ospitare gli immigrati sbarcati a Lampedusa. La prefettura, su input del Ministero, sta monitorando le strutture e i centri per assicurare l'accoglienza degli immigrati in questa fase di emergenza. Le porte della chiesa sono sempre aperte, ribadisce il vice direttore della Caritas, Don Vitaliano della Sala. Il dormitorio è saturo da mesi. La prefettura faccia presto a sistemare gli edifici utili alla causa, quasi tutti fatiscenti o inagibili. Paghiamo lo scotto di tanti anni di immobilismo, avverte Don Vitaliano. Si è perso solo tempo, ma la verità è che andrebbe organizzato con urgenza anche una rete per assicurare un pronto intervento da far scattare per le emergenze. Il nostro dormitorio è la mensa, è la metafora di come si può intervenire in questo momento storico. Noi giù non abbiamo poveri italiani e poveri stranieri, abbiamo i poveri. I poveri vanno aiutati, i poveri non hanno passaporto, siano italiani che stranieri, noi aiutiamo chiunque e anzi in questo momento nel nostro dormitorio e nella mensa ci sono più italiani che stranieri, ma a noi questo interessa poco. Si può intervenire per accelerare proprio questo iter di ristrutturazione, per rendere ospitali disponibili le strutture? Io non vorrei fare polemiche, però in questo momento la prefettura è l'organismo, è lo Stato, è la presenza dello Stato nella nostra provincia, e quindi la prefettura potrebbe coordinare e immagino abbia anche le risorse o possa chiedere le risorse per ristrutturare edifici, ambienti e per renderli disponibili. Io chiedo ormai da mesi, forse da anni, un tavolo elastico, non fatto dai vertici delle nostre istituzioni, ma fatti da persone che lavorano sul campo.